tempo il numero 74, mi dice anche qui di trovare il valore di K, tale che questi vettori, questi qui sono due vettori, K, K più 1 e meno K, e il vettore più doppio, che è K più 1 meno K e K più 3, sono perpendicolari, cioè trovare il valore per cui sono perpendicolari. Allora ci chiediamo quando due vettori sono perpendicolari. Due vettori sono perpendicolari quando il loro prodotto scalare è nullo, cioè dobbiamo vedere che V scalare V doppio fa 0. Quindi qui è una semplice equazione, il prodotto scalare è dato da K per K più 1 meno K per K più 1, poi meno K per K più 3 è uguale a 0. Allora, come vedete, si semplificano questi due, rimane solo questo addendo dell'equazione e abbiamo K uguale a 0 o K uguale a meno 3 e abbiamo trovato K. Partiamo ora da qualche esempio, partiamo dai più semplici, cioè ci sono esercizi tipo del libro che vi chiedono qual è un vettore, qual è il vettore perpendicolare ad un certo piano. È ovvio che, come abbiamo visto, il vettore normale associato a questo piano è il vettore di coordinate ABC o uno ad esso proporzionale. Quindi nel mio caso n meno 3 meno 1. Altri esempi mi chiedono, è dato un punto appartenente al piano 1 meno 1 1, questo appartiene al piano, lo chiamo pi greco il piano, e il vettore normale è 3 meno 1 1. Trovarne l'equazione. Allora, è ovvio che l'equazione di questo piano è 3 che moltiplica x meno 1, meno 1 che moltiplica y più 1, e poi più 1, in questo caso non scrivo niente, z meno 1, uguale a 0. Questa è la nota equazione del piano passante per un punto. Facendo i calcoli avremo 3x meno y più z, poi abbiamo meno 1 meno 3 meno 1 che fa meno 4 meno 1 che fa meno 5 uguale a 0. E questo è il piano. Com'è che si fa a disegnare un piano nello spazio? Allora vi faccio un esempio. Su questo 6x meno 2y più 3z meno 12 uguale a 0. Fermo restando che questo piano ha un versore normale 6 meno 2, 3, come rappresentarlo diciamo nello spazio? Si fa in questo modo, bisogna vedere dove il piano interseca i vari assi. Ad esempio, se voglio vedere dove interseca l'asse x, faccio qui intersezione asse x, faccio l'intersezione del mio piano con l'asse x. L'asse x, ricordatevi, ha come equazione y e z uguale a 0. Quindi devo porre y uguale a 0, z uguale a 0. Quindi da questa equazione, andando a sostituire i zeri, ottengo 6x uguale a 12, x uguale a 2. Allora il piano passa per il punto 2, 0, 0. Supponiamo che sia qui. Qui abbiamo il punto A di coordinate 2, 0, 0. Dobbiamo fare la stessa cosa con l'asse delle y. Quindi dove il piano interseca l'asse delle y? Allora mi scrivo la mia equazione e poi
l'asse delle y è caratterizzato di avere x uguale a 0, z uguale a 0. Vado a sostituire e ottengo 0 meno 2y più 0 meno 12 uguale a 0, y uguale a meno 6. Quindi l'asse delle y viene intersecato in un punto, mettiamo che sia qui, chiamiamolo B, di coordinate 0, meno 6, 0. E infine, vediamo dove interseca l'asse delle z, l'intersezione con l'asse z lo facciamo senza svolgere i calcoli, dobbiamo andare a sostituire l'asse z questo, dobbiamo andare a sostituire x 0, y 0. Se noi li andiamo a sostituire abbiamo 3z uguale a 12, e cioè z uguale a 4. Quindi il punto si trova ad esempio qua, è il punto C di coordinate 0, 0, 4. In questo modo abbiamo rappresentato, possiamo rappresentare in prospettiva questo piano, possiamo rappresentare in prospettiva il piano individuato in questo triangolo. Questo è un piano che interseca i nostri tre assi cartesiani in questi punti. Il nostro vettore normale dove si trova, se riusciamo a farlo, il vettore normale è 6, meno 2, 3. Mi prendo il punto 6, meno 2 e 3 e è un vettore, supponiamo che sia qui nello spazio, è un vettore che è ortogonale al piano. Questo qui abbiamo anche rappresentato il vettore normale. Questo è l'esempio di un piano passante per tre punti. Esiste un assioma della geometria solida che vi dice che per tre punti non allineati passa uno ed un solo piano, e anche per una retta e un punto esterno passa uno e un solo piano. Immaginiamo, questi punti non sono allineati, questo va verificato, perché AB e BC sono vettori non paralleli. Basta fare il vettore AB è dato da A componenti 3, meno 1, meno 2, e il componente BC 4, meno 3 e meno 1. Quindi sono componenti non proporzionali, quindi non sono allineati. Allora, come si fa? Si scrive l'equazione generica del piano e si impone il passaggio per A, per B e per C, andando a sostituire le coordinate. Viene fuori un sistema formato da tre equazioni e quattro incognite. Allora, l'incognita D, il termine noto, va isolata e ho un sistema così a tre equazioni e tre incognite, dove D la penso come parametro. Allora, mi vado a calcolare ad esempio qui A, mi scrivo che A è uguale a meno 2C meno D e lo sostituisco nella seconda. Quindi nella seconda avrei 4 per meno 2C fa meno 8C, 4 per meno D fa meno 4D, poi meno B uguale meno D. Mentre nell'ultima abbiamo 2B più C uguale meno B. Mi svolgo un attimo i calcoli, il secondo viene 2b più c uguale meno d. Da questo sistema ci ricaviamo quanto valgono b e c. Beh, possiamo moltiplicare il primo per 2, quindi abbiamo meno 2b meno 16c uguale 6b, poi abbiamo 2b più c uguale meno d, facciamo i nostri calcoli, abbiamo meno 15c uguale a 5d. Abbiamo trovato che c è uguale a 5 quindicesimi, cioè meno un terzo d. Abbiamo trovato il valore di c, che fa meno un terzo d. Possiamo trovare il valore di b, ad esempio, da questa relazione. Allora, B è uguale a meno D meno C, cioè più un terzo D, diviso 2. Quindi meno 3 terzi più un terzo fa meno 2 terzi. Adesso troviamo A. A è uguale a meno 2C meno D, quindi vuol dire
dire 2 terzi di più un terzo di, che fa 3 terzi di, cioè fa di. Quindi abbiamo trovato A è uguale a D. A questo punto diamo a D un valore arbitrario, possiamo dare a D un valore 3, è molto comodo dare a D un valore 3. Allora abbiamo, se D è uguale a 3, A è uguale a 3, quindi il nostro piano sarà 3x, poi più BY, diamo 3, quindi meno Y, poi ancora dando 3 meno Z, poi più D, cioè più 3, uguale a 0. Questa qui è l'equazione del piano. Ecco, come si fa a vedere se i due piani sono paralleli, incidenti o perpendicolari? Molto semplice, basta guardare come sono fatti i vettori. Guardiamo questi due piani e guardiamo i vettori. I vettori sono, hanno componenti 3, 1, meno 1, e componenti 6, 2, meno 2. Come vedete 6, 2, meno 2 è proporzionale a 3, 1, meno 1, quindi questi vettori innanzitutto sono paralleli. E se noi facciamo il rapporto 3 diviso 6, si può anche fare il rapporto 3 sesti, un mezzo, un mezzo. Ma il rapporto dei termini noti non è un mezzo, ma meno un mezzo. Quindi questi qui sono paralleli, ma distinti. Perché vale il rapporto costante dei coefficienti, ma non del termine noto. Guardiamo invece questo. I vettori qui sono vettore V del primo, 1, meno 1, 2. E il vettore del secondo è 2 meno 2 è 8, che posso anche scrivere 1 meno 1, 4. Qui non c'è neanche da discutere perché i due vettori non sono proporzionali. 1 diviso 1 fa 1, ma 2 diviso 4 fa un mezzo. Allora qui diciamo incidenti. Sono ad esempio incidenti anche questi due, in cui il primo vettore è 1 meno 1, 0, manca la componente z, e l'altro 4, 4, 1. Anche questi non sono proporzionali a su a primo, b su b primo, c su c primo. In più questi però, oltre ad essere incidenti, sono anche perpendicolari. Per quale motivo questi due piani sono perpendicolari? Perché i loro vettori sono perpendicolari. Quindi se voi avete due piani con due vettori ortogonali, vuol dire che essi sono anche loro ortogonali. E allora, perché dicevo che sono ortogonali? Provate un po' a fare il prodotto scalare tra questi due vettori. Provate a fare V scalare V doppio. Vedete cosa ottenete? 1 per 4, 4, meno 1 per 4, meno 4, 0 per 1, 0. Quindi ottenete il prodotto nullo. Allora potete dire incidenti e perpendicolari questi piani qua. Guardiamo questi invece. Guardate, questo si vede a occhio. Vedete che moltiplicando il primo per 3 ottenete il secondo. Sono piani, diciamo, uno sopra l'altro. Sono piani coincidenti. Cioè è costante il rapporto dei coefficienti, ma anche il rapporto dei termini noti. Quindi il parallelismo lo vedete con la proporzionalità dei coefficienti. Se invece non sono proporzionali, i piani sono incidenti. Ecco, un esercizio un po' più interessante, un po' riassuntivo, è il seguente, a pagina il numero 193, e mi dice: verifica che questi tre punti individuano nello spazio un triangolo rettangolo. Calcola l'area, prima cosa calcolare l'area del triangolo. Seconda cosa, considera un punto V, 2, 4, 4, e considera il tetraedro VOAB. Calcola anche il volume di questo tetraedro. Proviamo a farne il prodotto scalare. Se io faccio AB scalare AO, otteniamo 2 per 2, 4,
1 per meno 2 meno 2, meno 2 per 1 meno 2 fa 0. Prodotto scalare nullo, ho trovato che l'angolo è retto. Allora, per trovare l'area di questo triangolo, mi basta calcolare quanto vale AB, quindi AB è uguale alla radice di 6 meno 2, 4 al quadrato 16, 2 viene 4, meno 3 meno 1 viene meno 4, 16. 16, 32, radice di 36, 6. Questa è la lunghezza di AB. La lunghezza di AO viene dalla radice quadrata di 4 più 4, 8 più 1, 9, radice di 9, 3. L'area di questo triangolo è data da 6 per 3 diviso 2 e abbiamo trovato che fa 9. Quindi l'area è 9. Ora noi dobbiamo trovare il volume di questo tetraedro. Per trovare il volume di questo tetraedro, noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo calcolarci il piano, innanzitutto il piano passante per questi tre punti, dopodiché la distanza punto piano, formula che non ho ancora detto, però la vediamo velocemente adesso. Allora, per calcolare il piano per tre punti, questo fate l'intervallo un attimo e ci pensate. Ok, allora il piano per tre punti qui passa per 0, 0, 0, allora vuol dire che D è uguale a 0, quindi abbiamo un piano del tipo AX più BY più CZ uguale a 0. Gli andiamo a sostituire le coordinate di A, quindi 2A meno 2B più C uguale a 0 e le coordinate di B, e cioè 6a più 0b che va via, meno 3c uguale a 0. In questo modo vi ricavate c. C è uguale, 6 diviso 3 fa 2, 2a. Quindi c è uguale a 2a. Questo c uguale a 2a lo andiamo a sostituire qua dentro, quindi otteniamo 2a più 2a che fa 4a, 4a uguale 2b, quindi b è uguale a 2a. Quindi sia B che C sono uguali a 2A, allora abbiamo ottenuto l'equazione del piano. Poniamo ad esempio A uguale a 1, avremo che il piano X più 2Y più 2Z uguale a 0 è il piano passante per i punti. La formula della distanza punto piano è analoga alla formula distanza punto retta nel piano cartesiano ed è ax0 più by0 più cz0 più d diviso la radice di a quadro più b quadro più c quadro. A questo punto la mia altezza, che è vh, questa è la formula, ve la ricordate, distanza punto piano. A questo punto come faccio a calcolare VH? Mi prendo il mio piano e gli sostituisco le coordinate di V. Quindi 2 più 4 per 2 8 più 4 per 2 8 diviso la radice di 1 più 4 più 4. Quindi viene 16 più 2 18 diviso 3 che fa 6. Allora il volume del tetraedro è dato dall'area di base per l'altezza diviso 3, quindi viene 18 e abbiamo calcolato il volume del tetraedro. Per ora è tutto, la settimana prossima vedremo invece la retta nello spazio cartesiano. Buon lavoro!